Quanti bentornati sul mio canale! Oggi finalmente me l'avete strachiesto e sono pronta. Super video kit idee regalo speciale Sephora! Ne mancano solo altri due di video kit idee regalo e poi ho finito perché arriva Natale! Quanto amo! Voi non lo sapete, lo capisco, ma ci lavoro ore, ore, alla fine del tempo almeno un mese, forse di più, al video sulle idee regalo di Natale, sia per cercare le cose che poi comprarle, mettere insieme i video. Ma è anche uno del periodo dell'anno che preferisco perché io sento tantissimo la magia del Natale, l'ho sempre sentita e a maggior ragione avendo la famiglia lontana e sentendone la mancanza, il Natale per me vuol dire ritrovarsi, no? E quindi insomma, mi ci dedico molto a questi video, ci tengo molto e quindi insomma spero di cuore che li apprezziate. Ok, cominciamo! Ho delle succoserie e vi giuro ho lavorato finché ci fossero in tutte le fasce prezzo. Quindi più low cost, più luxury, insomma, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Cominciamo! Allora, velocemente, ve l'ho già mostrato ma merita di essere rivisto. Questo qua è il kit Kajali Love You da Beauty ed è, c'è il mini Eau de Parfum e il mini Matte Lipstick. L'Eau de Parfum è il Déjà Vu che tanto ho scoperto, è top abbinato a un altro profumo di Kajali ma ne parleremo nel video sulle accoppiate. È piccolo ma non per questo non succoso, 10 ml di Eau de Parfum e rossetto nella shade Interview che, non sbaglio sia Interview, vero? Sì, che è il mio colore preferito della linea. Bello, bello, bello. Andiamo avanti, andiamo da Wishful. Questo è un regalo che fate, mi sembra, con 14 euro o anche meno, ed è secondo me una chicca totale. È praticamente il mini trattamento Wishful con il mini Yo Glow, che è l'esfoliante acido enzimatico, e la Honey Whip, che è una crema ai peptidi, che personalmente io adoro follemente, e c'è anche un campione del siero ialuronico ai peptidi. Io lo trovo un regalo bellissimo, un pensierino che fa una figura atomica. Top. Io adorerei riceverlo. Poi, secondo me Fenty ha fatto un kit bellissimo per Natale, anche perché sono colori esclusivi, e si chiama Resting Peach Face. Ho visto che anche sul canale proprio YouTube di Fenty Beauty Rihanna ha fatto vedere il che li utilizzava e abbiamo la cream, il gloss bomb cream e il blush in crema nel peach face e peach pout. Allora, il blush in crema è bellissimo, a parte che già è bellissima la formula di ogni volta divento matta ad aprirlo questo qua. Ok, ogni volta divento. No, ogni volta divento. Comunque, a me piace moltissimo la formula dei blush in crema di Fenty e questo colore, nonostante possa un pochettino spaventare, in realtà applicato è bellissimo per quanto mi riguarda. Anche un che di luminoso al suo interno e sfumato è stupendo perché è un pesca quasi fluo, neon. Però vedete, sfumato butta fuori, ha molto effetto salute, ma in base pesca calda, bellissimo. E la lip cream, io la desaturo, cioè non la metto piena, sennò per me è troppo pesca. Ma quando ne metti poca e la sfumi, l'effetto dell'abbinamento è bellissimo. Super top idea regalo. Poi andiamo a Belif. Ammetto che ho comprato questi kit dopo aver visto un video di Mandy Moore in collaborazione con Belif. Mi ha fatto tornare in mente quanto mi piacesse Belif. A proposito di quanto mi piacesse, sto lavorando anche su un video sulle riscoperte perché quando hai tante cose poi spesso ti concentri sulle novità, ma è giusto anche rimettere in uso e godersi le cose che abbiamo già. Ci sto lavorando. Comunque, allora, primo kit che ho preso è il Moisture Festival di Belif. E qua abbiamo la The True Cream Moisturizing Bomb, perché c'è l'Aqua Bomb, che è quella più gelificata, e la Moisturizing Bomb, che è quella più ricca e mi piace da pazzi, quella più ricca. Ma abbiamo anche da 50 ml, poi abbiamo la nuova Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream da 10 e abbiamo l'Aqua Bomb Makeup Remover Jelly Cleansing Balm da 9 ml e sono i prodotti che volevo provare nuovi, quindi crema la vitamina C e il loro balm struccante. Secondo me è bellissimo. E questa è una linea Belif che va bene veramente per tutti i tipi di pelle. Con la differenza vi consiglio io l'Aqua Bomb per pelli normali, miste, miste grasso e la Moisturizing Bomb per pelli normali, misto secche e secche. E l'altro kit di Belif è bellissimo. Guardate che carino. Qui c'è l'Aqua Bomb, quindi la versione quella più leggera da 50 ml e il Jelly Cleanser che mi piace molto da 30 ml più, vi faccio vedere. Cioè, guardate la bellezza, vi arriva col bicchiere natalizio ovviamente riutilizzabile e i prodotti sono al suo interno. Ditemi che non è bellissimo. Ha lavorato molto bene secondo me con i kit quest'anno. Poi,
Menziona Sephora, perché quest'anno Sephora secondo me ha fatto dei bellissimi dei regalo, devo dire, proprio in fasce prezzo molto oneste. Me ne manca una. No, Sephora ve lo faccio vedere dopo allora. Andiamo a un kitino coreano, proprio per chi ama la cosmesi coreana, che secondo me è molto carino, ed è lui, si chiama Laneige Dreamland. E avete i tre prodotti secondo me più amati e famosi di Laneige, che sono il toner and moisturizer da 50 ml, che è un tonico molto idratante, molto buono. Poi avete la Chica Sleeping Mask da 15 ml, che è la maschera da notte alla Chica, Team Chica Forever. E poi c'è la Lip Sleeping Mask, quella famosissima, la classica, da 8 grammi. Quindi avete proprio anche questo, prodotti che si possono inserire in qualsiasi skincare routine, quindi molto semplice da regalare. Poi andiamo a Miss KVD Vegan Beauty e ha fatto l'Epic Kisses Mini Nourishing Vegan Butter Lipstick Set. E avete quattro dei suoi nuovissimi rossetti in Lolita, che era l'unico che possedevo già, She's Defined, Zyne Queen e Rule Breaker. Quindi abbiamo un nude scurone, un nude chiaro pescato, un marroncino e un rosso. Se non avete presente qual è il formato, ve li mostro. E tanto è molto conveniente il prezzo rispetto all'acquisto dei singoli, bellissimi, tipo borchie bianche, e sono quelli fatti così, che mi ricordano come forma i Colourpop. Oh, il mio difettoso. Uffa, rimettiti subito a posto. Ok, si è rimesso a posto. E anche questi, rossetti comunque idratanti, quasi dei balm colorati ma più pigmentati, molto molto idratanti, non per niente si chiamano butter, però hanno questo, proprio questo effetto full color che io apprezzo molto. Sempre di KVD, bellissimo come regalo, è il Three Wishes Set. E ci sono dentro tre prodotti che a me piacciono molto della linea, forse tra i miei preferiti della linea, anche se è da un po' che dico che voglio ricomprare la palette da contouring di KVD perché vorrei riprovarla. Comunque c'è il Go Big or Go Home mascara, che a me piace molto. Poi c'è tutto mini comunque. Poi c'è la Mini Cake Pencil, che è la sua matita nera, ottima, mi piace molto nella rim interna superiore perché è una di quelle che mi stampa meno sotto, perché è molto nera ma asciugatura abbastanza rapida. E poi c'è il Liquid Lipstick nella shade Outlaw, che è il rosso, e secondo me fa una figurona questo kit. Poi, Tarte! Allora, guardate che bello questo. Questo è il Gift and Gloss H2O Lip Gloss Set. Io in questo momento indosso il colore, questo qua più mauve. Sono rossetti gloss full on pigment e sono piuttosto spessi, proprio perché sono più long lasting di altri gloss. Consiglio personale, se non volete sentirli troppo, io ne metto poco e poi lo stendo col dito. In quel modo ho tutto il bello del long lasting senza però avere... Mi spiego. Però sono anche molto più long lasting dei classici gloss. E c'è anche Two From per regalarlo. Molto carino. Poi 4. E... Manca uno, dov'è? Ah, sempre di Tarte. Volevo troppo provare questi perché ho visto un video. Sapete i mini video che metto sulle pagine Instagram delle aziende? E questi qua dovrebbero avere... Il Maracuja Juicy Lip dovrebbero avere un effetto super sheer e super quasi... Come si può dire? Quasi un olio, no? Ho trovato il duo, l'ho comprato subito. Anzi, sapete cosa facciamo? Noi lo proviamo. Ah, sotto al gloss ho la matita Spice di MAC, giusto per darvi una resa sul pigmento. Ma io adesso lo provo perché non resisto, basta. Ho deciso. Comunque indosso diverse cose, poi che vi vedrete via via nei regali. Anche qua, Two From, se volete scrivere per regalare. E direi che proviamo quello più nude, perché l'altro non so se ci stia. Questo è il colore Orchid. Fate... Clicchi, 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 ed esce. Ho visto sti video, sembra qualcosa di incredibile, proprio effetto specchiato, lo voglio troppo provare. Oh sì, wow. Sembra un balm tipo l'Anolips, ma più scorrevole. Ne voglio altri, assolutamente. Che bello questo colore. E adesso non ho più neanche la matita sotto. Sembra di avere un balsamo alla lanolina. Beh, non era bello solo il video. Sono belli proprio, voglio altri colori. Belli, 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 belli. Belli, belli davvero. Al maracuja, super antiossidanti. Top. Bello da regalare, molto. Poi, andiamo a tre chicche. Queste sono tre... Allora, io solitamente non vi metto mai le palette, perché le palette, cioè, idea regalo, nel senso, una bella palette si può regalare sempre, non è una cosa specifica del Natale, ma queste tre uscite che sono specifiche del Natale, secondo me, sono delle idee regalo da scaravoltarsi. Numero uno,
Dior Ecran Couture Maquillage Iconic. Questa me l'ha regalata una mia carissima amica. Ciao tata. E devo dire che è una, cioè, un gioiellino, ragazzi, guardate qua. È, sembra tipo di pelle con tutto il design di, oh, dai, sembra una clutch da sera mini. E dentro avete il make up occhi Dior. Sono colori piuttosto nude, universali, che vanno bene veramente per tutti. E anche regalati a una signora magari che è un po' più grande, non vuole un trucco con proprio il full on pigment. Una gestuella anche carina da tirare fuori se vogliamo, insomma, truccarci davanti ad altre persone. O semplicemente un pezzo da paura. Poi, sempre questa mia amica speciale mi ha regalato questa. E questa secondo me è un regalo stupenda, perché questa proprio la tenete in vanity. E ammetto che avevo molti dubbi sulla qualità, perché pensavo fosse così tanto bella, ma non così tanto bella a livello di performance. E mi sbagliavo. E sto parlando di questo gioiellino. La palette Bouteille d'Yeux di Gucci. Ora, è proprio pesante. In mano avete la percezione di luxury, non so spiegarvelo. E quando l'aprite, unica cosa che mi ha annoiata, se volete, è che gli ombrettini sono molto piccoli rispetto alla grandezza del case. Ma col fatto che il case di ombretti è estraibile, io deduco che faranno i refill e vi rimarrà il case. Cosa intelligente, perché sarebbe una palette così bella e uno spreco buttarla via. Ora, gli unici colori che non mi hanno fatto impazzire sono il satin grigio e il duochrome, perché spinge poco. Ma nel complesso è molto bella, c'è questo azzurro pastello che è da svenire. Ho preso la matita azzurra pastello proprio di Gucci per abbinarcelo. C'è il platino argento che c'è, wow.com, il terracotta bellissimo, sono belli, è bellissima. Questa è da regalarci a noi per farci un regalo dopo un anno di guardate che bella, un anno di fatiche lavorative, o regalarla a una persona che per noi è molto speciale, cioè con questa caschiamo in piedi, sinceramente. E ultima, ma non per importanza, è la palette con la quale mi sono truccata oggi. Allora, questa è la scatola esterna. Eye to Kill Eccentrico Palette. Ora, cioè, la apre, la persona che la riceve se la trova così. Wow. Questa è la palette, è appunto di Giorgio Armani. Ed è una palette che in realtà, anche se non è indicato, ve lo dico io, è assolutamente una palette vise occhi. Perché io ad esempio ho usato questa shade come illuminante, questa qua come blush sopra un altro blush in crema. Cioè, la potete usare su vise occhi. Ora, è una palette che è proprio un'ode alle traslucenze. Cioè, non è una palette full on pigment, come vedete. Ha tutto questo giochi di riflessi in colori molto sottili. Poi, questo qua è bellissimo perché è tipo glitterato, è quello con l'angolo interno, e ho inumidito il pennello. Ovviamente se li bagnate hanno più payoff, ma ha una texture di quelle tipo super sottile, quasi, non so spiegarvi, proprio sembra un velo di colore leggero, bellissimo su palpebra matura, bellissimo per chi non vuole strafare sugli occhi, bellissimo per chi vuole un risultato alla Giorgio Armani, non so se mi sono spiegata. I colori sono molto molto carini, proprio vedete il risultato è un trucco nude, etereo. Deve piacere questo tipo di prodotto, però vi garantisco che sono molto belli questi due colori come blush e questo qua come illuminante, quindi è un po' polifunzionale, sicuramente è molto bella, rosso lacca, è un po' un'idea regalo speciale, no? Poi andiamo avanti, andiamo a Miss Rare Beauty, perché ha fatto due mini kit, secondo me, bellissimi. Numero 1, Soft Pinch Blush Trio. Questi blush in crema di Rare Beauty sono ottimi, e in questo kit abbiamo due shade esclusive presenti solo in questo kit, che sono, ora ve le leggo, Peace, che è questa qua pesca, e quella che indosso io sotto quello là, che si chiama Hope. Sono bellissimi blush. Ah, l'altro che invece contiene è Bliss, che è quello a catalogo. Qui avete un pesca, un nude e un rosato, per tutti i gusti. Sono tre mini blush, ma i blush in crema non finiscono praticamente mai. Bellissimo. Come bellissimo, ragazzi, è il kit Selena Faves, dove avete quattro prodotti in mini size dei preferiti di Selena, appunto. E sono il blush liquido nel colore Joy, poi avete il liquid luminizer nel colore Mesmerize, che è quello più rosato, poi avete Inspire, il rossetto liquido rosso in musche, e poi avete l'Universal Volumizing Mascara, che sapete che a me piace da pazzi il mascara di Rare Beauty. Questo kit secondo me è top. Poi andiamo da Miss Sephora.
Ora, guardate che bello, Sephora Favorite 2021 Discoveries. Ed è un kit bellissimo con le scopertone 2021 Sephora. Cioè, chi un amante beauty come non può non voler ricevere questa chicca. E dentro abbiamo, vedete qua, il Lemonade Smoothing Scrub di Ole Henriksen. Poi abbiamo il Moisturizer SPF 30 di Fenty Skin, il fantastico Thirsty Trap Juice Serum di Wishful. Poi abbiamo il mascara di Ilia e uno degli H2 Gloss di Tarte che abbiamo visto anche nell'altro kit. Io volevo dirvi i formati, ma qua non sono scritti. Vabbè, comunque avete capito, andiamo, troverete l'informazione su Sephora. Anche perché voi non lo sapete, ma i video regali che preparo in realtà non è che è roba che io tengo, il 90% sono regali che ho effettivamente comprato per qualcuno. Comunque, e ora sapete cosa faccio? Metto giù questi, prendo gli altri e torno subito da voi. Andiamo avanti. Allora, piccolo kitino Armani succosissimo, che poi piccolo non è, è questa bellezza qua. È tipo un triangolino di Giorgio Armani e dentro abbiamo Light to Kill classico. Io ricordo che questo mascara l'ho provato anni fa quando uscì, ma non mi ricordo più niente. E questo è il full size, quindi sono super curiosa di riprovarlo. Poi c'è il 7 ml di Armani C, l'Eau de Parfum. E poi c'è il Rouge d'Armani Matte 400 in mini size, che è il rosso. Quindi abbiamo proprio mascara, profumo, rossetto rosso, il kit Natale perfetto. Poi, per la vostra amica o amico con le labbra sempre secche, guardate che carino il kit di Lanolips. È una squisitezza e tra l'altro la cosa interessante è che qui avete dentro il 101 Ointment, il Super Balm multiuso che si chiama 101 Usi, e in più, come vedete, avete la K-Ring per attaccarcelo e portarlo con voi. E poi avete invece il 101 Ointment Bronze Gold, che ha un effetto luminoso e si può usare persino anche sulle guance o sulle labbra, e ha un effetto più bronzato, più colorato, insomma, oltre ad essere super idratanti. Menzione velocissima, perché ne abbiamo già parlato, ma le due mini palette di Natale di Natasha Denona, ok? C'è la Mini Glam, che è troppo carina da regalare, dai, cioè io farei un albero di mini Glam. Troppo carina, secondo me, da regalare. Come troppo carina la Mini Metropolis. La Metropolis rimane la mia palette preferita nella storia, per me, di Natasha Denona, insieme anche alla Biba. A me piace molto anche la Biba, ma anche la Safari fu bellissima. E a gold. Vabbè, basta. Comunque, e il fatto di avere almeno la Mini fuori con il mini pennello mi ha fatto molto piacere. Quindi, vabbè, sicuramente una bellissima idea regalo. Per la vostra amica o amico con i capelli lunghi o che si fa sempre le acconciature, se volete un pensierino che non costa niente, ma secondo me fa troppo ridere, è proprio simpatico, oltre che bello, è il Ring the Deerbell di Invisibubble. Dai, è troppo carino. Qui cosa avete? Avete uno scrunchie di questo qua, proprio tipo rose gold, tutto luminoso per le feste. Troppo bello per fare anche la coda alta, per dire, o lo chignon basso. Poi avete tre classici, questi qua, vabbè, ve li mostro. Ah, facciamo così, guarda. Avete tre elastici classici My Rose Gold. E poi avete tre spille tipo con le finte perle, però di quelle in base trasparente, no? Per fare tutte le acconciature di Natale. Se avete un amico o un amico che ama le acconciature, non volete spendere molto, ma volete fare un pensierino carino, secondo me è molto carino. Se invece, come me, avete, da che siete entrati in contatto con gli, come si chiamano, con gli elastici di seta, non riuscite più a usare nient'altro, io ogni Natale me ne prendo uno, perché poi negli anni nell'anno li distruggo. E questi sono gli slip, gli elastici di seta. Una volta che passi agli elastici di seta non puoi più usare nient'altro. E ne approfitto a Natale perché ci sono le confezioni vantaggiose, no? Io ho preso questo perché c'è il nero con le stelle bronzo e il bronzo. Ciao, ciao a tutti, saluti. Credetemi, non vi fate spaventare dal prezzo, perché durano una vita e sono gli unici che non lasciano il segno nei capelli, non li spezzano, non li elettricizzano, cioè è un altro mondo. L'elastico di seta, una volta che lo provi, non torni più indietro. Poi, piccolo kittino succoso di Too Faced, secondo me molto carino da regalare, è il Too Faced Plumping Station To Go. Beh, carino, eh? Dunque, a parte che questo qua pensavo fosse più grosso dal sito, ma vabbè, comunque è molto carino. Abbiamo la Travel Size del Lip Injection Extreme, che è questo qua, che è un best seller. Poi abbiamo il Lip Injection Maximum Plump, e mi hanno detto che questo, tipo,
però pizzica. Io tollero l'extreme, ho paura però a provare il plum, però vabbè. Poi c'è il Lip Injection Lip Gloss, che io non conoscevo, quindi credo sia nuovo. E poi c'è il Plump and Prime Face Plumping Primer Serum, che è il loro primer rimpolpante anti-età, in tutte i mini size. Troppo, 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 troppo carino. Mi stoppo un secondo. E ultimo, ma non per importanza, Sephora. Secondo me Sephora, proprio il marchio Sephora Collection, ha fatto un ottimo lavoro quest'anno. Numero uno, che ho trovato troppo carino, è il Glow Kit, e contiene il loro siero, il Super Serum Eclat alla vitamina C e alla vitamina E, che io ho provato ed è molto buono, 97% d'origine naturale, con la candela, che è venduta anche singolarmente, la Sweet Holiday Vibe, e il, come si chiama, il mini rose quartz massaggiatore. Troppo carino, troppo 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 carino, secondo me, devo dire la verità, l'ho trovato molto carino da regalare. Poi, molto carino anche questo, Holiday Vibe Kit Occhi, e avete la matita nera waterproof con 12 ore di durata, il Size Up Mascara, che è un mascara che mi piace parecchio, e poi avete un ombretto colorful, ma sorpresa, quindi non sapete quale c'è. Troppo 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 carino, o no? Avete proprio tutto un trucco occhi. Mi piace molto il fatto che non si sappia qual è il colorful. E l'ultimo, nonché il mio kit preferito, è questo. Sapete che sono usciti, mi sembra primavera scorsa, con la linea Do Not Drink, che sono i loro profumi in base naturale, e io adoro quello alla vaniglia salata, ma via via sto scoprendo anche gli altri. Qua quale abbiamo? Abbiamo il Eau Épice Jasmine et By Roses, come si dice? Bah, sarebbe Jasmine Bacche Rosse, credo, che è uno dei parfum, con la sua crema mani profumata e la taglia deluxe del Size Up Mascara. Troppo carino. Tra l'altro l'eau de parfum è da 50 ml e la crema mani da 30 ml. Ora, il profumo, vi dico, è un profumo che loro definiscono speziato. In realtà io lo sento piuttosto floreale, ma è comunque un florale che non è troppo fresco per essere un florale da maggio, ok? È un florale che comunque si sente, che ha un qualcosa leggermente più profondo, senza essere un orientale, senza essere uno speziato. Rimane un floreale, però non un floreale tipo ci sono le margherite nei campi e i girasoli sboggiano. È più un floreale, secondo me, trasversale per tutto l'anno. È un profumo che, secondo me, può incontrare veramente una marea di gusti, può piacere veramente a molte persone, e la linea Do Not Drink ha comunque un'ottima persistenza per il prezzo che ha, e vi garantisco che è anche piuttosto ricercato per essere un profumo che non ha un prezzo chissà quanto alto, e mi piace, quindi penso veramente vada bene a tante tante persone, veramente. Tasty fragrance, in che senso? Che vuol dire? Boh, non lo vedo. Comunque, buono, bellissima idea regalo. Bene, direi che questo è tutto il mio super video sulle idee regalo Sephora e i kit imperdibili. Ci aspettano le idee regalo Amazon, l'ultimo idea regalo, e poi abbiamo finito. Spero di cuore che abbiate più apprezzato, se non altro, lo sforzo e la ricerca. Se così è stato, pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo. Per non perdervi i prossimi video idee regalo, ma non solo. Buona giornata e buona serata, in base a quando vedete il video.